secondo giorno, insomma, di esercitazione si simulerà appunto un soccorso alla nave passeggeri, poi anche persone, insomma, in mare, riconoscimento del virtuale, insomma, dei civili. Come sta andando questa esercitazione? Beh, sta andando con il solito sale dell'imprevisto, perché abbiamo avuto un figurante che si è fatto male veramente, e quindi abbiamo avuto qualche minuto di ritardo, a dimostrazione che le cose anche simulate poi si confrontano con la realtà. Però al di là di questo imprevisto che ha ritardato di qualche minuto, e ovviamente siamo ben felici che le conseguenze a questo figurante siano molto, molto sopportabili, anche se purtroppo ha avuto la frattura della mano, e quindi sta procedendo come da programma, insomma. Poi adesso vediamo, ma io la cosa che vorrei sottolineare anche in questa circostanza è che le esercitazioni servono per testare la capacità di risposta di un sistema e di un meccanismo, e i conti li faremo alla fine, cioè nel senso che vedremo, anzi anche ieri quando sono stato ad Amalfi la cosa che ho apprezzato di più è che al di là della risposta chi stava lavorando si annotava le criticità, perché poi queste sono le cose più importanti di un'esercitazione, non quello di dire siamo stati bravi, è andato tutto a posto. Noi dobbiamo evidenziare quanto più possibile quello che non va nel sistema, perché è solo dalla verifica delle criticità che possiamo correggerle e rendere il sistema più efficace, più efficiente nel momento in cui effettivamente ne avremo bisogno. Quindi i conti poi li faremo alla fine. Sapete, ci sono degli osservatori internazionali, questo è un ulteriore dato di conforto, perché gli osservatori hanno proprio come compito quello, secondo ovviamente delle schede prestabilite, di andare a verificare l'efficacia dell'esercitazione, quindi siamo anche sotto osservazione da questo punto di vista, e ovviamente questo non ci può che ulteriormente responsabilizzare. Però ecco, al di là della simulazione esiste una tensione a far sì che tutti i meccanismi vengano effettivamente testati, perché questo è l'obiettivo, non quello di dare una rappresentazione più o meno muscolare di una forza che non abbiamo interesse a mostrare. Abbiamo interesse a verificare che il sistema funzioni, perché quando ne avremo bisogno sapremo qual è il grado e qual è il livello di capacità del sistema di rispondere adeguatamente. Prefetto, ci può spiegare in poche parole cosa sarà l'operazione di stamattina, come si interverrà? C'è la simulazione di una nave in difficoltà, una nave che peraltro ha una serie di riverberi anche di carattere ambientale, con sversamenti, con problematiche che attengono alla necessità di mettere in sicurezza i passeggeri. Proprio in questi minuti, insieme al comandante, abbiamo sentito che è stato lanciato questo Mayday. Già abbiamo questa informazione di questa nave che ha circa 100 passeggeri e una cinquantina di personale di equipaggio, 15 sembrano abbiano dei problemi e quindi dovranno essere posti in sicurezza. Poi ci saranno anche scenari subacquei, proprio perché noi con riferimento alle squadre internazionali abbiamo essenzialmente puntato a far sì che il concorso di queste squadre avesse due profili, uno di sommozzatori e l'altro di intervento SAF, e quindi ci saranno degli scenari che vedrete nel corso anche della giornata, che mireranno a testare soprattutto l'integrazione tra le squadre estere e il nostro sistema di protezione civile. Noi, per la verità, che siamo sempre così un po' adusi a piangerci addosso, in questo settore non siamo proprio gli ultimi, quindi ci fa piacere che altri colleghi di altre nazioni vengano. Lo abbiamo sperimentato ad esempio nella vicenda della Concordia, quando abbiamo dovuto fare gli interventi per il search and rescue all'esito del naufragio. Sono venuti colleghi francesi, colleghi di altre nazionalità, e hanno testato che i nostri sommozzatori, dalla nostra Marina Militare alla Capitaneria di Porto ai Vigili del Fuoco,
alle forze di polizia impegnate avevano, come dire, messo in campo il meglio che questo settore offre a livello mondiale. Quindi, ripeto, a noi fa piacere perché diventa anche un modo per creare e realizzare squadra, però avendo, come dire, anche l'orgoglio di poter dire che le nostre forze armate, le nostre forze di polizia, i corpi specializzati come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dicono la loro e la dicono ad altissimi livelli. Grazie. Permesso.
avanti là. Sì, ho pugiato. Oh yeah.
darsi che rimontiamo, siamo 2-0 per loro, può darsi che questo fatto rimontiamo, come la Fiorentina domenica in casa pure. 2-0 ma a Barcellona stiamo perdendo. Secondo me l'abbiamo fatto almeno. Sì, thank you.
volete che andiamo agli ordini loro o proprio allo peggio? Come preferite? Scendiamo prima di loro. Non è il problema scendere di loro, forse meglio loro. Vorrebbero scendere prima di loro. Andiamo al Norvegia, andiamo. Al Norvegia almeno scendete, perché non facciamo il tempo. Non pensavo. Cioè non possiamo dire di massa. Basta tendere un po' più a destra, via destra e meno alla sinistra. Ok? Io con la mano, fermati come stai, vai, ferma. Ok. Questo è un po' di attenzione, questo è il mio frigo. Lo zaino ce l'abbiamo noi. Andiamo noi? No. Sì, cambiamo. Ah, ok. Salvador, dai, facci una foto vicino all'ambulanza. Quando sono?
Allora, per gli osservatori nazionali. Wir erzählen noch eine Geschichte. Jetzt findet er deine Brüste. Jetzt findet er deine Brüste. Avanti! Quando prendi la vendimia, non vorrei fare niente. Niente. Baldi. Nino Baldi.
Bellissima, mi sembra una fabbrica, mi sembra. No, 20 euro che vuoi portare, ragazzi? Non capito allora? Come? Prego, buongiorno. Bellissimo! Te lo lascio un su. Se le dicessi che c'è? Grazie. Meglio di no, dite che non c'è. Allora non c'è. Prego, buongiorno. Non perdetevi la fila perché altrimenti. Buongiorno, cosa ragazzi? Avanti, avanti. Vai, vai. Avanti, avanti, come finisce questa malattia sulla destra. E se lo scalì? Là, da qua, oh. Ehi! Di situazione, allora attualmente gli osservatori nazionali e internazionali sull'MDN 128 a seguire di sormeggerà per dirigere presso il Molo Manfredi. Nel frattempo è stato dato già lo scramble all'ELI ASH Medevac per procedere all'evacuazione ferita. Oh, che roba, bene, con lo scramble per poter partecipare a quell'attività l'Italia mi deve essere disponibile. Capito? Bellissima, mi sembra una fabbrica, mi sembra. Thank you.
No, 20 euro che vuoi far padre regalo? 5 stagni però. Non capito allora? Come? Buongiorno. Bellissimo. Te trovo l'ascensore. Se le dicessi che c'è? Grazie. Meglio di no, dite che non c'è. Allora non c'è. Prego, buongiorno. Non perdetevi la fila perché altrimenti. Buongiorno. Avanti, avanti. Vai, vai. Avanti, avanti, come finisce questa malattia sulla destra? E di situazione, allora attualmente gli osservatori nazionali e internazionali sull'MDL 128 a seguire di Sormegenà per dirigere presso il Molo Manfredi. Nel frattempo è stato dato già lo scramble all'ELI, ASH, al Medevac per procedere all'evacuazione feriti. La maggiore costruzione della marina militare dal secondo dopoguerra. A bordo, a tutti, non so se per tutti è la prima volta qui a bordo di un portaerei, del portaerei Cavour, e so che magari per il signor prefetto in qualche caso mi ripeterò su argomenti che abbiamo appena trattato su o su argomenti che conosce molto bene. Però prima di vedere le cose più interessanti e più pregnanti che sono in questo momento sia l'esercitazione delle squadre SAF a bordo e soprattutto la centrale operativa che abbiamo attivato per questa specifica esercitazione, volevo rappresentare un pochino tutte le capacità che nel corso dell'acquisto grazie al Cavour siamo riusciti a mettere in campo noi della Marina Militare. Vai avanti. Ecco, cercherò di illustrare le cose agganciandomi alla situazione reale. Il 0906 è scattata l'emergenza, cosa ha fatto il Cavour? Il Cavour è stato innanzitutto allertato dalla nostra catena di comando militare che poteva esserci, c'era questa emergenza in atto, quindi bisognava intervenire. E qui abbiamo sfruttato le capacità più importanti dell'unità in relazione alla connettività e supporto al comando, è stata la prima cosa. Ci siamo immediatamente collegati, abbiamo dialogato direttamente con il comitato operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma, che era lì riunito, e abbiamo potuto immediatamente rappresentare quelle che erano le capacità che potevano essere messe in campo. In parallelo, altre due cose sono andate avanti, perché dovete immaginare che si lavora sempre cercando di impiegare al massimo le capacità che sono disponibili. Intanto abbiamo cercato di attivare quella che è la sala operativa e lo abbiamo fatto quasi immediatamente, operativo avanzato, costituito da personale del Dipartimento della Protezione Civile, personale marina, lavorano fianco a fianco, cominciano a raccogliere e a mettere insieme tutte quante le informazioni sull'area sinistrata, cioè tutto ciò che il nostro elicottero ha fatto delle ricognizioni aeree fotografiche, ha fatto dei filmati. Questi filmati immediatamente in diretta sono visti, li vedrete poi al POA, quello che è riuscito a filmare il velivolo, parliamo di elicotteri che non volano anche ad alta quota, riescono ad avere delle grosse definizioni, cioè capacità di definizione di dettaglio. Questi dati vengono analizzati dai nostri esperti, vedrete un attimino quello che riescono a fare, e vengono immediatamente trasferite sempre quel sistema che ci permette di avere prontamente disponibile tutte le informazioni su un determinato luogo, informazioni che chiaramente via via dobbiamo mettere, inseriamo noi, vengono inserite dalla Protezione Civile e sono l'elemento essenziale per poter poi prendere le decisioni, chi mandare in campo, dove mandarle, dove indirizzare, dove ci possono essere degli elementi per
dove bisogna intervenire magari con anticipo. Poi lo vedrete al POA, cos'altro abbiamo fatto. In particolare oggi si sono sviluppate un certo numero di esercitazioni, vediamo sempre grazie all'elicottero Medevac, quindi la possibilità di prelevare. Abbiamo poi con il presidio medico avanzato che era lì a terra, c'è stata una congestione di personale, bisognava, c'erano dei codici rossi da evacuare, abbiamo utilizzato il nostro, abbiamo questa una vasta area ospedaliera, la visiterete. So che il prefetto purtroppo ha degli incontri piuttosto serrati, quindi no, abbordo un pochino di più. L'area ospedaliera c'ha due sale operatorie, c'ha una sala rianimazione, c'ha una serie di laboratori, possibilità, cioè piuttosto avanzate di poter, diciamo, attaccare. Tanto proiettato le risorse del battaglione della Brigata Marina San Marco, in pratica andando su il posto medico avanzato che praticamente lavora fianco a fianco, qui c'è il capannone del 118 in cui stanno operando appunto insieme a terra, probabilmente lì dal Moro Manfredi li avete visto. Lì è stato invece il gruppo poligono, diciamo così, addestrativo che simula un'unità, diciamo, venuto in mare, poi c'è anche un'autovettura. Ci saranno a bordo, ci siamo, la prima operazione subacquea attualmente è in corso e poi nel pomeriggio intorno alle 17-19 ne faranno anche una in notturna che è molto più significativa, anche se io ho avuto modo di vedere le condizioni di visibilità sono veramente scarsissime, come spesso accade quando ci sono incidenti di questo genere, perché TAF vi illustrerà qualcosina, appena arrivato, ecco, vi illustrerà qualcosina circa quelle che sono le operazioni che sono in corso, ossia la nave, una fetta della nave sta simulando di essere una nave mercantile che ha un certo numero, ha avuto dei danni e pertanto ha delle persone giù, bisogna intervenire, non c'è limone, a causa dello tsunami ci sono degli ostacoli che hanno improvvisato, tutta l'area ospedaliera che è in forza. Che... Siamo nella cosiddetta, come ho citato prima, presidio operativo avanzato, dove potete vedere si lavora spalla a spalle, noi, dispositivo Marina Militare, con il personale che stiamo seguendo le operazioni che sono in atto. Prima di dare la parola al comandante del vecchio che potrà illustrare meglio questa sala, vi volevo solo dire che su questa portaerei ci sono 1000 metri quadri, 1000 metri condotte dalla nave, che devono essere salvate dalla nave per questo tipo di operazione. A te la parola, prego. Sentite fino a quando non viene assegnata la missione alla nave. Quindi quando eravamo in navigazione nel Tirreno questa sala era una delle sale non operative, cioè disattivate. C'è stata cambiata la missione per intervenire in seguito allo tsunami e abbiamo deciso di affrontare quella di integrarci fianco a fianco, la mia divisa integrata. Quindi questo cerco di usare questa terminologia. Siamo subito disponibili. Ci siamo messi nelle condizioni, ci siamo subito avvicinati all'area dell'incidente, dell'evento calamitoso, abbiamo ricevuto loro a bordo con uno dei nostri elicotteri, ci siamo insediati qui e subito siamo passati ad approcciare il secondo problema, come integrarci, noi che siamo integrati qui, i canali di comunicazione satellitare che abbiamo normalmente, noi abbiamo una focalizzazione satellitare permanentemente sulla portaerei, su ogni nave della Marina. Abbiamo dovuto convertirla per scambiare le informazioni. Uno di voi ha nel suo ufficio o a casa un telefono, linea commerciale, un accesso a internet e siamo nel mondo. Vedete iconizzato, ci sono diversi soggetti. Noi ci siamo girati, io messi con il mondo comitato da compito, ci è stato dato il compito, ci siamo messi la cuffia e siamo partiti in situazione tattica. Come? Lanciando la ricognizione aerea, un elicottero che è andato a verificare lo stato dove il comandante doveva andare, chiaramente, altrimenti noi non avremmo saputo dove andare. Lo abbiamo fatto. Ciò che è uscito da questo monitor è passato in quella sala chiusa oltre quella porta dove gli esperti lo abbiamo mandato a voi a Roma o al tempo stesso di posizionarsi qui e interagire con un sistema fotografica si ottenga. Da stamattina è stata un po' convulsa, invece pensava già in atto l'evento SARS-1-RO, quindi l'autorità marittima ci ha dato il compito di intervenire lì e sono partiti dei mezzi navali e adesso avete sentito un elicottero. Sono arrivati i SAF che si sono verricellati sul ponte di volo, hanno iniziato a fare la loro attività, abbiamo fatto
un'attivazione di comuni. Scusate se sono andato troppo in fretta. Dobbiamo salire? Eccoci, siamo qui, eh? Okay. Ήταν σε ψάλουνε. Πάρτσο πω. Τι. Εσύ με έβγαλε τα μέγεθα. Che spot va? Val 2, quindi potrebbero arrivare Antonio. Piacere di vederti. Sì, benvenuti a bordo. Signor prefetto, possiamo farvi vedere questa mattina. Allora, le attività che si stanno svolgendo... Attento. Attento. Protagonisti del soccorso hanno cooperato tra di loro e hanno trovato questi tre pericolanti. Il primo scenario prevedeva il soccorso ad un traumatizzato nel locale olio della nave. Il secondo scenario prevedeva che il locale olio si trova sullo stesso ponte dove stiamo calpestando ora noi, però naturalmente lo scenario era al buio, come vi ho accennato prima, avevano degli ostacoli da superare. Il secondo scenario era la ricerca e il soccorso ad un traumatizzato nel locale macchine della nave, che si trova a quattro ponti sotto a questo qui dove siamo ora adesso. Naturalmente anche là, per accedere, avevano delle strade sbarrate e delle scale chiuse, e del soccorso dei passeggeri della nave, che si trova un piano superiore a questo dove ci troviamo ora. Però anche qua tutte le cabine al buio, alcune cabine chiuse, dunque hanno portati i pericolanti presi. Attenti. Stendetevi i piedi, altrimenti buongiorno. Thank you.
prego. Sì. Di D'Arcangelo, il nostro uomo è in ascolto. Personale, permesso al mare, MDF 126 a posto. Sì, perché io l'ho per il fatto fa corso, quindi la defibrillatore, l'adrenalina, la farmacia. Certo, voglio dire lì abbiamo la sala di rianimazione per un totale di 12 posti letto, 8 in terapia intensiva e 4 in rianimazione. C'è il solito multiparametrico per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti. Come c'è adesso? A me sono queste semisfere grosse che vedete. Dare visivamente il bambino. Affluiscono a questa centrale. Qui ho le immagini della videocamera di cui vi parlavo. Con la possibilità quindi di monitorizzare anche visivamente i pazienti ricoverati. Qui con una persona vuol dire. L'ospedale è perfettamente efficienti. Vengono sfruttati soprattutto in porto con l'attività di Operation Smile. Due giorni operano i bambini a porto, sì, sì. Operation Smile viene a bordo. Ma partecipano anche medici militari. Per esempio il comandante che avete visto prima con la tuta di volo è uno degli anestesisti che partecipa all'attività operativa di Operation Smile. Sì, c'è un'integrazione, c'è un dispositivo portatile che è un arco a C intensificatore di brillanza. Che cade al letto del paziente, si porta questa C al letto del paziente del team chirurgico e quella è una sterilizzatrice per la sterilizzazione. Noi siamo in Anna.
su... E quando le mettete queste qua? Queste... Thank you.
perché la mamma l'ho messa a posto. Eccoli. Maiorano Manuele, dove sei?